L'obiettivo che mi sono proposto oggi è quello di usare questi ragazzi come diffusori, non di virus o infezioni, ma di veicolatori praticamente di informazione. Quindi di informazione corretta rispetto alle modalità di trasmissione, a quello che possiamo fare per ridurre la trasmissione, a chi? Alle loro famiglie, a cascata da loro, è una cosa che si dovrebbe amplificare. Un momento di confronto con un professionista sul tema coronavirus. Sono stati infatti gli studenti aretini del liceo scientifico Redi ad organizzare l'incontro con il dottor Danilo Tacconi, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Preoccupazione c'era perché innanzitutto nessuno sapeva come si potesse contagiare e contrarre questo virus e anche eventuali per esempio cause oppure anche il tasso di mortalità che in un primo momento sembrava molto alto. È direi un modo diverso per avere informazioni, perché i ragazzi oggi le informazioni le hanno prevalentemente dai social e non sempre i social danno informazioni corrette, quindi la famiglia qualche volta non è in grado di dare informazioni perché magari non è esperta rispetto al problema, non perché non le vogliono dare, e quindi diciamo è un'iniziativa importante perché ritorna un po' al passato. Le risposte che cercavate principalmente quali erano da questo professionista? Chiarimenti anche sui metodi di trasmissione magari o le procedure con cui veniva affrontato poi magari negli ospedali o la gestione. Perché avete invitato un professionista? Di sicuro è in grado di dare un'opinione molto più concreta rispetto a quella che noi possiamo sentire online o da telegiornali e di tranquillizzare, anche perché la cosa che comunque è emersa è la disinformazione e il panico che si è fatto prendere e comunque sta degenerando secondo il mio punto di vista. Chiarimenti anche sui metodi di trasmissione magari o le procedure con cui veniva affrontato poi magari negli ospedali o la gestione. Si è parlato molto però di chiusura delle scuole in questo momento, tenerle aperte in che modo e cosa significa per voi? Beh, io credo che bisogna imparare ciascuno a fare il proprio mestiere e quindi l'idea che ci siano iniziative prese in maniera troppo autonoma è uno dei problemi del nostro paese, quindi l'autorità sanitaria fa il suo lavoro, dobbiamo affidarci alle indicazioni dell'autorità sanitaria e ciascuno per la propria competenza. Noi cerchiamo di dare le indicazioni riguardo alla pulizia, riguardo insomma tutte le precauzioni che giustamente la scuola deve prendere. Abbiamo sospeso le gite come ci è stato richiesto, abbiamo sospeso le attività di alternanza scuola-lavoro fuori dalla scuola, ho chiesto, capisco con sacrificio, la collaborazione delle società sportive esterne di non usare in questo momento le nostre palestre, abbiamo sospeso diciamo, una serie di attività extra, vogliamo mantenere diciamo, la didattica finché questo sarà possibile e ci auguriamo che sia superato nel più breve tempo possibile questo momento.